tutte. Sono ben lieta di essere qui oggi in questa giornata e di essere anche affiancata dalle due studentesse dell'Istituto Superiore di Sinurbi. Volevo ringraziare l'ASARP nella figura di Gisella Trincas e Alessandro Montici che ci hanno coinvolto in questa giornata. E volevo ringraziare anche l'Istituto Superiore Luigi Einaudi di Senorbì, la dirigente scolastica Paola Nieddu, i docenti Andrea Ortu, Dorotea Magia e Omar Squintu, nonché le classi terza A e terza B e quarta A e quarta B che l'anno scorso hanno partecipato al nostro Festival della Salute Mentale. Ringrazio anche l'associazione COMI per Stefania Boni e l'associazione Liberamente che ci ha supportato la nostra amministrazione durante il Festival sulla Salute Mentale. Le studentesse Zineb Eskib e Iman Echansawi interverranno per raccontarci appunto l'esperienza formativa che è stata inserita anche nei percorsi di competenze trasversali e orientamento che hanno svolto durante l'anno scolastico 2020 e 2021. Questo percorso ha coinvolto 65 studenti e studentesse che attraverso la lettura e la recensione del libro Quando mamma e papà hanno qualcosa che non va di Stefania Buoni hanno potuto conoscere le problematiche che i figli di genitori con disturbo psichiatrico affrontano e hanno potuto anche conoscere la realtà socioculturale e sanitaria del loro territorio. Io volevo dare la parola a Iman. Credo che inizi lei a raccontarci questa esperienza. Sono molto felice del coinvolgimento della scuola perché, insomma, alla quale aveva partecipato anche Gisella e Alessandro, perché io credo molto nei giovani, la nostra amministrazione crede molto nei giovani e noi dobbiamo essere in grado di informarli, sensibilizzarli, perché poi saranno loro che proteggeranno la salute mentale e che porteranno avanti. Se non lo facciamo noi adulti, questo lavoro di sensibilizzarli, informarli, chi lo deve fare? Quindi adesso do la parola alle nostre studentesse. Grazie. Buongiorno, io sono Imene Chansawi e sono iscritta al quinto anno del sociosanitario e rappresento l'Istituto di Istruzione Superiore Luigi Einaudi di Senurbi. Grazie al Comune di Guasila, infatti siamo stati invitati al Festival Machiori del 2020, nel quale Stefania Buoni, autrice e fondatrice dell'associazione COMIP, ci ha presentato il suo libro. E questo libro è intitolato Quando mamma o papà hanno qualcosa che non va. E questo libro, diciamo, si presenta infatti come una mini guida alla sopravvivenza per i figli di genitori con un disturbo mentale non ancora diagnosticato. E molti adolescenti, diciamo, soffrono in silenzio appunto a causa di questa situazione e si trovano a dover affrontare responsabilità maggiori e non adatte, diciamo, alla loro età. E attraverso la lettura di questo libro, diciamo, da parte nostra adolescenti, è scaturito un grande, diciamo, interesse nell'aprire soprattutto e sapere e capire come questi ragazzi vivono e quali sentimenti provano in questo tipo di situazioni. E adesso lascio la parola alla mia compagna. Grazie. Buongiorno, anche io sono Eskib Zineb e rappresento l'Istituto Luigi Einaudi. Dalla lettura di questo libro per noi è stato molto interessante perché appunto principalmente rivolto alla nostra fascia d'età, quindi a noi adolescenti, e anche per il fatto che si è discusso di un argomento di cui precedentemente non si era discusso. Durante le attività didattiche ci siamo confrontati tra studenti e sono emersi
attenzione ed empatia, e secondo noi crediamo che questi ragazzi possano essere aiutati coinvolgendo più servizi oppure attraverso degli sportelli d'ascolto nelle scuole e anche attraverso più fondi per poter organizzare, ad esempio, delle riunioni con dei psicologi o i vari esperti dell'ambiente, dell'ambito. E quindi però questo servizio crediamo che per aiutare davvero il ragazzo devono essere rivolti a tutto il nucleo familiare, perché appunto noi sappiamo che la famiglia è il posto in cui noi passiamo la maggior parte del nostro tempo, per cui ogni ragazzo ha il diritto di avere un contesto familiare opportuno e non problematico, perché se si ha un contesto familiare problematico va ad influenzare tutta la nostra vita, tra cui il nostro rendimento scolastico. E a seguito anche di questa pandemia, questi ragazzi hanno avuto molti risultati negativi, quindi essere chiusi in casa con dei genitori che hanno un disturbo mentale non è stato per niente facile per loro. La lettura di questo libro, appunto, come ha detto Consuelo, l'abbiamo trasformato in un progetto di PCTO. Il comune di Guasila ha attivato il concorso di premiare le migliori 3 recensioni. E infine, per non dilungarmi troppo e dare il tempo a parlare di tutti, vorrei ringraziare Stefania Buoni, la nostra dirigente scolastica, dottoressa Paola Niedu, anche l'associazione ASAR che ci ha offerto l'opportunità di partecipare oggi e intervenire, e i nostri prof Dorotea Magia e Andrea Ortu per averci accompagnato durante tutto questo progetto.